Una tribuna accesa di migliaia di luci, applausi, mani alzate e cori, come a un concerto rock, solo che tra fari e musica a tutto volume sono andate in scena le idee per un mondo migliore degli 8.000 giovani che hanno partecipato al 21esimo meeting dei diritti umani della regione toscana. Un Mandela Forum pieno di ragazzi arrivati dalle scuole di tutta la Toscana, per tanti una levataccia ma irrinunciabile per riflettere insieme su un mondo in cui, come recita il titolo dell'evento, si è diversamente uguali, ma in cui ancora l'1% della popolazione è ricco quanto il restante 99%, 1,5 miliardi di persone vive in povertà, si alzano muri e imperversano piaghe come violenza e cyberbullismo. La risposta è tutta nella Costituzione, ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi dal palco. Ma ci sono dei valori come quelli costituzionali che sono valori imperituri, perenni, sono il vero programma che non si cambia del nostro paese, sono appunto quelli riconosciuti nella dignità sociale. E dalla lettura di 5 articoli della Costituzione ha preso il via la giornata in cui si sono alternate le tante performance dei ragazzi delle scuole che tra musica e coreografie hanno spiegato come si abbattono stereotipi e si fanno vincere i diritti, il tutto insieme alle storie di chi ha subito violenze, bullismo e di chi ha rischiato la vita per scappare da guerre e miseria, tutti muri da abbattere. Noi viviamo in una società che è multiculturale e multilinguistica, quindi è impossibile tornare indietro rispetto a questo, quindi bisogna invece cogliere nella diversità quei valori che ci aiutano ad arricchirci e a crescere. Tanta musica a intervallare gli interventi, tanto impegno sociale e alla fine premiazione dei video realizzati dai ragazzi sul tema di uguaglianza e disuguaglianza e l'augurio a tutti i giovani perché possano vivere e costruire un mondo migliore.